Salve a tutti ragazzi, io sono Giovispo dallo staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Rafael If. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti passate da Bitcoins FIFA, troverete il link al codice coupon qui in descrizione per avere il 5% di crediti in più. Rafael, centrocampista brasiliano del Borussia Mönchengladbach, scusate la mia pronuncia sdreusa. La specialità di questa carta è il dribbling, è molto agile e mantiene in maniera ottima l'equilibrio ed ha anche 4 stelle skill che gli permette di essere un ottimo skillatore. Agilità che gli permette di smarcare gli avversari anche semplicemente con la levetta analogica e l'equilibrio lo aiuta moltissimo nei contrasti perché ha una scarsa forza fisica. Veniamo ai valori sulla carta. Abbiamo 87 di dribbling con 85 agilità, 88 equilibrio, 84 controllo palla e 88 di dribbling. Sulla carta non sembrano valori così positivi, ma in game sembrano valori più alti. Nel dribbling non viene aiutato dalla forza fisica, perché a parer mio è davvero scarsa. Nei contrasti non cade perché è aiutato dall'equilibrio, ma purtroppo risultava difficile vincerli perché non riusciva a far valere la propria forza. Sulla carta abbiamo 70 di fisico con 79 resistenza, 64 forza e 67 aggressività. Non è molto aggressivo, resiste bene ai contrasti, ma purtroppo non li vince. Può capitare che qualche volta vinca qualche rimpallo, ma quello succede a quasi tutti i giocatori. A parer mio ha un'ottima finalizzazione perché ho notato che sotto porta sbagliava poco, mantiene la freddezza necessaria per battere il portiere. La cosa però cambia per i tiri dalla distanza, perché non ha proprio un ottimo long shot. A parer mio, sempre a parer mio, una mia opinione. Un buon tiro al volo, con lui ho fatto un gol veramente bello al limite dell'area, al volo per l'appunto, e nelle clip lo vedrete. Una potenza tiro tutto sommato accettabile ed un buon piazzamento. Sulla carta abbiamo 84 di tiro con 85 di piazzamento, 85 finalizzazione, 81 potenza tiro, 86 long shot, 78 tiri al volo e 76 di rigori. Per me invece ha almeno 90 di finalizzazione e 80 in long shot. Per il resto mi ritrovo d'accordo con quanto visto in game. Ha una discreta velocità, purtroppo risulta un po' sconsigliato nel ricevere i lanci lunghi, dove occorre essere parecchio veloci perché difficilmente li prenderà. Sulla carta abbiamo 77 di velocità con 79 accelerazione e 75 velocità massima. Diciamo che è una buona partenza, ma poi si fa raggiungere abbastanza facilmente. I suoi passaggi sono accettabili, non mi hanno entusiasmato. I suoi lanci lunghi sono buoni ed ha una buona visione che lo aiuta a guardare bene gli inserimenti dei compagni per poi servirli, diciamo, con passaggi buoni. Però non sono di per certo il punto forte di questa carta e non sono nemmeno una pecca. Sulla carta ha 77 di passaggi con 80 visione, 69 cross, 81 passaggi corti, 70 passaggi lunghi e 81 di effetto. Facendo un confronto sulla carta con la versione NIF si nota un semplice più 1 di aumento generale nei passaggi, quindi non vedo tutta questa differenza. Sulla carta ha dei buoni valori sui calci piazzati, ma per chi come me non è un esperto di punizioni sicuramente si troverà un po' in difficoltà nel tirare i calci piazzati, però se sapete batterle bene, se siete veramente bravi, ma bravi 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 nel batterle, vi trovereste anche abbastanza bene, perché comunque sulla carta ha dei buoni valori. Io non le ho provate perché non sono esperto in punizioni. E poi nelle partite in cui l'ho usato mi sa che non le facevo battere a lui le punizioni. Il suo colpo di testa è sicuramente una pecca. Più volte ho provato con lui a colpire di testa, ma purtroppo sbagliava. Sia perché non è molto alto e sia perché non ha un'ottima elevazione. Sulla carta abbiamo 73 di elevazione e 66 precisione di testa. E quindi non è consigliato come colpitore di testa. Ha 4 stelle piede debole
che sono un pro perché sa tirare e passare anche di sinistro. Ha medio medio di Warcrits, che per me non è un contro, perché come AT manteneva abbastanza bene la posizione. Utilizzato con le stili intesa base, ma vi consiglierei qualcosa che aumenti il suo fisico e la sua velocità. La sua fascia di prezzo è di 50-100k e io l'ho pagato 50.000 crediti, ma devo dire che secondo me il suo prezzo scenderà. Riassumendo, però, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, finalizzazione, dribbling, agilità, equilibrio, contro, colpo di testa e forza fisica. Voto 7. In conclusione, è una buona carta, consigliata per lo più come AT nel falso 9, ovvero il 4-3-3-5. E vi consiglierei di prenderlo e di provarlo se siete degli ottimi dribblatori. Dunque, ragazzi, la player review di Rafael in form termina qui. Se vi è piaciuta, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, non dimenticate di iscrivervi a questo canale, non dimenticatevi di lasciare un mi piace alla nostra pagina Facebook, link in descrizione, Noi Malati di Foot, per rimanere sintonizzati sulle notizie riguardanti per l'appunto Foot. Dunque, ragazzi, qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia.